in the sky, gazing far into the night. I raise my Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono BlueDragon011 e quest'oggi sono qui per presentarvi un nuovo video su una nuova serie. La serie sarà Pokémon Diamante. Allora ragazzi, questa è una serie che non porterò molto spesso, ma solo quando farò qualcosa. Come vi ho detto, già un mondo, ma questo qua è ancora quello vecchio, il primo. Ne ho iniziato un altro che forse più avanti vi farò vedere, non sono molto forte, però vabbè. Ne iniziamo un altro. Ok. Ciao, felice di conoscerti. Dal benvenuto nel mondo dei Pokémon. I Pokémon. Il mio nome è Rowan, ma per tutti sono il Prof Pokémon. Prima di cominciare, devo farti una domanda. È la tua prima avventura questa? Se hai bisogno di consigli, io sono la persona più adatta a cui rivolgersi. Nessun consiglio. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Questa è una Pokéball. Tocca il pulsante al centro della Pokéball. Fatto. Ragazzi, l'inizio è veramente una palla, perciò penso che ve lo taglierò tutto. Perciò ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, io avevo pensato di chiamarmi Blu, non lo so, Blu. Blu potrebbe essere un'idea. Allora ragazzi, dov'è la L? Sembra un po' stupido, non so come stupido. Allora, la U qua sotto. Io ragazzi, volendo posso usare il touch, ma per farvi vedere uso i miei tasti. Blu. Ragazzi, mettiamo cosa potete mettere? Blu, mettiamo blu, punto blu, raga. Finiamo così, blu. Ci chiamiamo blu noi perché siamo blu. No, raga, perché cioè il mio canale si chiama Blue Dragon, perciò blu mi chiamo, perché Blue Dragon non ci sta tutto. Però vabbè. Allora, ragazzi, ti chiami blu, giusto? Sì. Ok, così tu sei blu. Proprio non è questo, invece penso sia un tuo amico. Sì, è un mio amico. Ragazzi, lo chiamiamo. No, c'è tornare indietro. Vabbè, lo scrivo io. Come lo chiamiamo? Lo volevo chiamare Gary. Allora, torniamo qua sopra. Minuscole. Ragazzi, ho scritto il nome, fine. Ok, hai detto Gary, si chiama così il tuo amico? Sì. Bene, Blu, è arrivato il grande momento. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Nel corso del viaggio incontrerai molte persone e Pokémon. Di sicuro farai tante scoperte e imparerai qualcosa su di te. E adesso vai, tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon. Ok ragazzi, stiamo iniziando a divertire. Adesso inizia il vero divertimento. Allora. Ah sì ragazzi, perché tipo qua c'è tipo una roba che nel lago c'è tipo un mostro, ma in realtà è un Gyarados rosso, che dalle mie parti si chiama Gyarados Shiny, però vabbè. Comunque. Ok. E con questa notizia si conclude la ricerca del Gyarados. Un reportage sulla rete nazionale, non voglio leggere. Tesoro, stesso canale. Vabbè, per voi ragazzi d'ora in poi leggerò, perché voi comunque non avendo, magari, non dico tutti, però qualcuno magari non conosce la serie, non ci ha mai giocato, quindi leggo lo stesso anche le cose. Un attimo ragazzi, arrivo subito. Ok ragazzi, allora. Mamma, blu! Gary è venuto a cercarti poco fa. Non so che cosa volesse, ma ha detto che era un'emergenza.
Allora cosa devo fare? Allora, ragazzi, andiamo a casa sua. Casa di Gary, andiamo. Mamma, ah sì, Blu. Non andare nell'erba alta, i Pokémon selvatici potrebbero attaccarti, lo so. Se avessi un Pokémon non sarebbe un problema, ma visto che non è così. Ok, ragazzi, possiamo andarcene, grazie. Allora, questa qua, questa da cui sono appena uscito, è casa nostra. Le altre due non so di chi minchia sono. E non mi interessa. Andiamo. Ecco, a casa di Gary, infatti esce lui. Puff! Pum, non puff. Pum! Sì, attenzione, ok. Che succede? Oh, ciao Blu. Io sto andando al lago. Vieni anche tu, dai. Dai, sbrigati. Ok, Blu. Ragazzi, non so leggere, sono stupido. Ok, Blu. Se arrivi tardi ti do una mezz'ora. Ok, non leggiamo. Ok, adesso lui si scorda. Oh no, ho dimenticato qualcosa. Cosa? No, lui dimentica le cose, ma si ricorda, ma non sa che cosa. Vabbè, entriamo. Ok, ragazzi, dobbiamo salire da lui e gli dobbiamo andare a parlare. È meglio che prenda la mia borsa e la mia agenda. Ah, non l'avrei mai detto, sai. Oh, ciao Blu, andiamo al lago, ti aspetto giù in strada. Se arrivi tardi, ti rifilo una multa salatissima di 10 milioni. E vabbè. 10 milioni è arrivato lui, voilà. Allora, è un po' lento all'inizio il gioco, però tranquilli. Poi la mamma ci darà le scarpette da corsa. Così poi potremo correre. Ok, ragazzi, eccoci qua. Ehi, hai visto servizio in TV, vero? Ma sì, alla ricerca del rosso Gyarados, la misteriosa apparizione del furibondo Pokémon in un lago. Quella trasmissione mi ha fatto pensare che ci sia un Pokémon come quello anche nel nostro lago. Ecco che cosa faremo, cercheremo quel Pokémon. Ok, andiamo a cercare Pokémon. Andiamo al lago, sembriamo dei soldatini, sembra un vuole inculare, però vabbè. Ok, boom. Ok, qua c'è il lago, benissimo. Al lago cerchiamo un Gyarados rosso, ok? Perché sì, noi entriamo nelle foreste senza nemmeno una strada e ci ritroviamo in posti brutti. Che succede? Ok, ragazzi, come vedete qui c'è il prof Rowan, quello che abbiamo visto all'inizio, e Lucinda, che è l'amica. Che è tipo l'aiutante del prof Rowan. Professore, non c'è niente di strano neanche dall'altra parte. Forse mi sono sbagliato. Qualcosa sarà cambiato rispetto a come era prima. Ma benissimo, abbiamo osservato abbastanza il lago. Lucinda, andiamo. Professore, è contento di essere tornato nella regione di Sinnoh? È stato via per 4 anni. Sarà veramente felice, no? Professore, c'è solo una cosa che posso dire. Ci sono molti Pokémon rari da. Ci sono molti Pokémon rari nella regione di Sinnoh. La regione dovrebbe esserci molto utile ai fini delle nostre ricerche. Ok, ragazzi, come penso i più attenti avranno già visto. Hanno lasciato qualcosa dietro di loro quando se ne sono andati, adesso vedrete cosa. Scusate, ok, chiedono permesso. Lei si guarda in giro. Scusate, devo passare. Ok, se ne va a quel paese. Poi, ok, che cosa è successo? Quei due. Oh, adesso gira e vede la valigia. Perché, ecco, cosa c'è? Andiamo a vedere. Cosa c'è? Hai paura dell'erba alta? Non ti preoccupare, ci vorrà un attimo. Nessun Pokémon selvatico verrà fuori. Non so, ragazzi, perché quando dico Pokémon, cioè mi esce Pokémon. Quando posso benissimo dire Pokémon. Vabbè. Ok, ragazzi, ci stiamo. Ok. Ma questa è una valigetta. L'hanno dimenticata qui. Così ce ne cosa ce ne facciamo? Potremmo rimandargliela. Se sapessimo chi sono, dicevano di un professore.
ragazzi, adesso veniamo attaccati da due tipo Pidgey. Cosa sono? No, non Pidgey, sono due Starly in teoria. Wow, Pokémon! Che succede? Ok, ragazzi, adesso c'è la fantasmolosa scelta dei Pokémon. Guarda, sono delle Pokéball. Usiamole e lottiamo. Hai deciso quale vuoi allora? Ragazzi, io. Cioè, ci sono tre Pokémon. Tartpig. Chimchar. E Piplup. A me piace di più. Sì, mi piace anche Chimchar. Però per la prima palestra è un po' difficile con lui. Perciò prendiamoci Tartwig. Che anche, cioè, è anche abbastanza carino anche lui. Ok, ragazzi, la nostra prima sfida. La nostra prima sfida. Sono dislessico oggi, non ci posso fare nulla. Nostra prima sfida con il nostro carissimo amico Tartwig. Lotta. Allora, usiamo azione o ritirata. Azione, ovviamente. Ritirata, per chi non lo sapesse, praticamente aumenta la nostra difesa. Abbiamo una difesa più alta. Ok, ruggito. Come leggerete qua. Ok. E attacco di Tartwig cala. Perciò quando o ci usano contro o usiamo noi, ruggito ci diminuiscono. Cioè diminuisce l'attacco del Pokémon che subisce l'attacco. La mossa. Ragazzi, questo video durerà parecchio, sì, parecchio. Azione di nuovo, mi ha levato un PS, ma va bene. Ok, ragazzi. Sterminati come al solito. Cioè, è normale che sterminiamo i Pokémon altrui. Allora, ragazzi, rieccoci. Come potete vedere, sono uscito dal bosco, dal lago, sono andato via. E ragazzi, niente. Gary dice che ha detto che in pratica il suo Pokémon è stato più bravo del mio, ma vabbè. Poi è arrivata Lucinda, si è ripresa la valigetta. E adesso siamo qua col professore. Lucinda mi ha detto che avete usato i nostri Pokémon. Fatemi vedere, per favore. Tartwig e Chimchar. Sì, quanto vai? Capisco. Le cose stanno così, allora. Lucinda, torna al laboratorio. Ok, ragazzi. Sì, professore, mi aspetti. Dovreste venire al nostro laboratorio più tardi. Ci si vede. Ok. Perché tutta quell'agitazione? Se era arrabbiato, poteva semplicemente dirci qualcosa, sgridarci. E poi non voleva riavere i Pokémon. Blu, andiamo a casa anche noi. Ok, ragazzi. Siamo a casa, adesso dovremmo parlare. Fa tutto da solo. Ok, infatti. Che succede? Ok, ragazzi, questa volta non la leggo perché non mi piace tanto leggere. Soprattutto se parti che io comunque sono già andato un bel po' avanti, perciò. Cioè, non c'è scialla. Direi che abbiamo usato il suo Pokémon. Infatti, raga. Ok, ragazzi, adesso. Ok, ci ha dato le scarpe da corsa, finalmente. Alla fine non avrebbe più avventura, no? Scarpe da corsa, ok. Scarpe da corsa così possiamo anche correre. Perché non è che, cioè, uno se non ha le scarpe, ovviamente non può correre se non ha le scarpe da corsa. Da corsa può correre. Senza corsa, no. È un po' deficiente. Se leggo le istruzioni scappa da corsa, tieni premuto il pulsante B, lo so già. Sono stupido, io, raga, ho cliccato. No, raga, sono stupido, continuo a cliccare A. Ok, via, metti le scarpe da corsa e parte l'avventura. Che emozione, ok, boh, grazie. Ragazzi, le scarpe da corsa le metto in automatico, infatti come vedete, vado tranquillamente, premo B e guardate, è abbastanza veloce. Ce la fai, ok. Allora ragazzi, no, mi ci ha sfidati un Pokémon. Ok ragazzi, sono andato dal professore e mi ha chiesto se voglio dare un soprannome al mio Tartwig. Ragazzi, non saprei bene come chiamarlo, però.
Ok, ragazzi, ho pensato. Proviamo con Galapagos. Galapagos, chiamate come volete. Perché, boh, perché è carino come nome. Cioè, ci sta. Stupido. La P. Vabbè, stupido. Ok, ragazzi, ho dato anche l'ok. Capito, ci va bene, sì. Ok, ragazzi, come detto sono 20, quasi 27 minuti di registrazione, ma vabbè. Comunque, Deu mi ha fatto, vabbè, mi ha regalato il Pokémon, come avete visto prima ho messo il soprannome. E cos'altro? Niente, sono entrato al punto del centro Pokémon, mi ha fatto vedere sia qual è il centro Pokémon che il Pokémarket. Così qua posso curare i miei Pokémon. Vai, sì, voglio curare la mia squadra. La mia squadra è un Pokémon. Uno. Oh, no. In perfetta forma. Arrivederci. Ok, ragazzi. Adesso, prima di continuare, devo andare avanti. Cioè, devo tornare indietro. Devo tornare a casa, dire a mia mamma che parto e mandarla a quel paese. Cioè, così me ne vado via. E ovviamente c'è. Se non sono i Pokémon a scassarmi le palle, non possono vivere. Che palle, regà. Mi tocca per forza sconfiggerlo. Cioè, volendo posso scappare. Perché mi può scappare, però approfittiamone. Più exp in più. E cioè, exp, non più exp in più. Exp in più. Punto. Ok. Galapagos, riga, c'è chi non è epico, è Galapagos. Galapagos. Sì, Galapagos. Ok, giusto. Ok, azione. Vai. No, Galapagos ha fallito un attacco. È buono. Comunque, ragazzi, mi sono accorto ora che il mio Galapagos è maschio. Nell'altro mondo ce l'ho femmina. Galapagos. Cioè, non si chiama Galapagos, si chiama Turtwig. Perché l'ho rinominato Turtwig. Adesso è tipo alla seconda evoluzione. Si chiama Turtwig. È una cosa carina. Comunque, ragazzi, è quasi mezz'ora che registro, perciò questo video durerà 20 minuti addirittura. Perciò muoviamoci a battere sto Pokémon. E allora, ragazzi, il video può finire qui. Nel prossimo video andremo a dire alla mamma e inizieremo il nostro viaggio. So che questi primi video saranno abbastanza noiosi perché ci dovranno spiegare tutto, ma vabbè. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale, condividete il video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Ragazzi, ciao.